Bene, carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Siamo qui insieme nell'appuntamento consueto di analisi e estrazione per quanto riguarda proprio l'estrazione di martedì 29 novembre. Allora, questo è un altro quadro estrazionale che ci parla chiaro. Come vedete, i quadri estrazionali vanno a delineare dei segnali che poi ci portano alle vincite future. Quindi il quadro estrazionale va letto in una certa maniera, è come un libro. I vari quadri estrazionali sono come le pagine di un libro, quindi vanno letti, vanno analizzati e ci danno dei segnali chiari su ciò che succederà in futuro. Notiamo come sulle ruote di Barricagliari abbiamo una bellissima somma 90 in diagonale, 81 e 9, due numeri di figura 9. Sapete benissimo che Barricagliari abbiamo la somma 90 suprema del 24 novembre 50-40, quindi oltre ad avere il gemello in terza, l'88, che con l'11 dava sempre figura 9. Quindi abbiamo, vi ho dato col metodo cadenza 0, il 90 prima e terza posizione. Lo stiamo tenendo in gioco con i 4 ambi. Chi non ha preso la previsione può prenderla 4 ambi secchi in modalità vincita venuta, si paga soltanto alla vincita. Quindi, e mi potete contattare come sempre in privato via WhatsApp, i riferimenti sono come sempre in descrizione. Quindi abbiamo questo bellissimo diagonale di figura 9 e questo trittico di cadenza 1, anche molto bello, 81, 31, 71. Quindi Barricagliari in grande pole position per il 90, già il 9 di se stesso di per sé lo porta alla grande. Notiamo ancora la presenza dell'84, che è la mia favolosa spia per vincere il 90, che ce lo conferma ancora Genova a Torino. Sapete benissimo che per il mese di novembre il mio 90 segreto l'abbiamo avuto Cagliari, Genova, Torino e Cagliari, sì, Cagliari, Genova, Torino. Quindi l'84 ce lo conferma ancora. Quindi molta attenzione. Questa sera la mia previsione Bari nazionale a colpo secco ha centrato due estratti, il 31 a Bari e il 51 a nazionale. Peccato per gli abbinamenti, il 51 è uscito in seconda posizione, ma è comunque una vincita di una doppia ambata più un estratto determinato a colpo secco. Perché i capigioco erano proprio 31 e 51. Quindi una previsione che si conferma ancora molto efficace a colpo secco, che vi consiglio di seguirla. Vediamo ancora il metodo cadenza 0, Milano-Napoli 10 e 20. Quindi abbiamo già noi il 90 in corso su Milano-Napoli, questo ce lo conferma ancora molto forte. Prima e terza posizione anche qui. Tra l'altro abbiamo la figura 9 anche su Napoli, il 36 in prima posizione, quindi anche questo ci può confermare pari Napoli, e il 20 che lo porta anche come spia sulla ruota di Napoli. Abbiamo distanza 1 in verticale, 71-72, 62-72 distanza 10 sulla ruota di Milano, quindi anche questa una coppia di ruote molto forte. Quindi un mese di dicembre che secondo me si aprirà all'insegna del 90, un mese di dicembre nel quale vedremo una grande frequenza perché ci sono tantissimi segnali, anche Torino stessa che lo attende, abbiamo il 5, molto bello in diagonale anche con Venezia, trittico di numeretti 5-1 e 5 col 5 ripetuto, vertibile anche 50, bella formazione anche questa con la distanza 2 in diagonale 50-52 e quindi delle situazioni molto interessanti, anche qui un quadro estrazionale che ci dà diversi segnali proprio per le estrazioni future. Vediamo per esempio Firenze ci porta la cadenza 9, 59, 79 unita.
Vediamo ancora Milano-Venezia 8 più 1 fa 9, quindi anche qui grande 90. Diciamo che ci sono tanti segnali molto interessanti. Si apre un nuovo mese di gioco, quindi arriveranno tutte le nuove proposte. La mia speranza, il mio auspicio è quello di chiudere l'anno con grandi vincite. Mi raccomando, il 90 segreto. Ormai è diventato un punto di riferimento per vincere il 90, perché quando vi do quelle tre ruote noi andiamo a stravincere. Potete già prenotarlo perché cominceremo a giocarlo da sabato. Quindi mi raccomando, ormai me lo state chiedendo in tantissimi perché le vincite sono state veramente eclatanti. E quindi mi raccomando a questa giocata, ambo sotto controllo. Questo mese ha pagato solo l'estratto determinato, tra virgolette, ma potrebbe rifarsi nel mese di dicembre. Come vi dico sempre, la costanza nel gioco del lotto e la fiducia nelle previsioni ci porta alla vincita. Quindi anche se un mese otteniamo un negativo, otteniamo una vincita di ambato, di estratto determinato, il mese successivo si ricomincia con grande fiducia e grande forza. Perché poi arrivano, come è già successo, anche le vincite multiple nell'arco del mese, come è successo con il 90 segreto, che ad ottobre ci ha pagato un doppio ambo nell'arco del mese, nel giro di una settimana. Quindi voglio chiudere questo mese di dicembre alla grandissima. Notiamo come in terza posizione abbiamo anche delle cadenze unite, 12-32, distanza 10, 8-68, quindi stessa cadenza, cadenza 2, cadenza 8. Poi vediamo un po'. Anche Firenze, stessa cadenza, guardate, 37-77, Barra l'abbiamo già visto, la cadenza 1, la cadenza 9, quindi doppia formazione su Firenze, cadenza 2, Milano, quindi tante cadenze unite, 17-27, Torino. Quindi mi raccomando, cari amici, a continuare le previsioni. Seguitemi con attenzione per il mese di dicembre perché andremo a realizzare ancora grandi risultati. Per adesso saluto a tutti, Mr. Sbancolotto.